Il cammino da Palermo a Messina per le montagne ripercorre le vie storiche di Sicilia, quel sistema intrecciato che da secoli è stato percorso da greci, romani, arabi e normanni. Questo cammino è una scoperta di amicizie antiche e nuove. A Palermo il mercato capo è un'immersione nei colori e nei sapori. Al Museo dell'Acciuga abbiamo l'opportunità di conoscere Michelangelo Balistreri, che ne è l'allestitore e l'anima. Con il tepore del chiarore del cammino passiamo la notte in un eremo fuori dal mondo. La mia famiglia aveva una capra, anche una sola, oltre le galline e conigli. I guadi da superare sono moltissimi. Passiamo per i borghi più belli d'Italia, Castroreale e Monte Albano e Licona. L'erba è altissima, non si capisce dove andare. Comunque, essere in compagnia ci dà maggior coraggio e forza nell'affrontare le difficoltà. A Troina, per 30 anni la capitale normanna di tutta la Sicilia, incontriamo il sindaco. A San Basilio, ospiti nella canonica, parliamo con Don Mario. Come vi siete trovati? Benissimo. Bagnati ma contenti. Raggiungiamo Messina, la nostra meta, con i cuori pieni di gioia, pronti a ripartire insieme per i nostri sogni.